Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria che di Pescara RT8. Nella puntata odierna parliamo di servizi al credito per le imprese. Sappiamo che molte aziende sono in difficoltà, hanno bisogno di liquidità, di strumenti idonei, ma sappiamo anche che eh, purtroppo l'offerta non è sempre su misura. E, è evidente che in questo momento, dopo tanti anni, le. Eh, Banche e gli istituti tornano a segnalare problemi di credito e di raccolta sui mercati. Tutto ciò dipende ovviamente dalla BCE. Per capire meglio le sfumature di queste vicende, parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Abbiamo in collegamento Danilo Bracaglia, che è direttore commerciale di FidImpresa Italia SCP. Buonasera. In studio torna a trovarci Luigi Di Giossaffatte, direttore generale di Confindustria Chiedi Pescara. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E ancora un ospite che ritorna, Piero Gianpietro, CEO di garantiamonoi.it. Buonasera. Bene, questi i nostri ospiti, quindi siamo pronti per entrare nel vivo della nostra Trasmissione. La prima domanda va al direttore generale di Giossaffatte che ci proporrà il quadro d'insieme dei rapporti tra impresa e mondo finanziario. A lei la parola, direttore generale. Eh, sì, certo, noi viviamo in questo momento una fase molto delicata, una crescita. Del credito che si, registra già nella prima metà, si è registrato nella prima metà del 2022, una crescita che tocca l'intero Paese nella media del 3,7%, certo non è la crescita del credito che abbiamo avuto. Del momento del Covid, nel 2020 la crescita del credito superò l'8%, ma ci furono degli interventi straordinari come quelli della garanzia a livello nazionale e anche, eh, diciamo, interventi eh, dello Stato per eh, diciamo, contenere, eh, allungare anche eh, i termini dei prestiti delle imprese. Questo in qualche modo eh, ha segnato sicuramente, eh, un, ha marcato un momento particolare. Pensavamo che eh, si potesse eh, uscire fuori dall'ampassa pandemica, mentre invece siamo entrati dentro eh, un periodo ancora eh, incerto oh, dovuto alla crisi eh, russa-ucraina e che ha fatto schizzare i prezzi dell'energia eh, alle stelle, quindi energia elettrica e gas. E ritorniamo a dire, già dalla fine del 2021, quindi prima dell'avvio della guerra, noi avevamo dato anche come Confindustria Chiedi Pescara indicazioni esterne di una ripresa, di una crescita eh, dell'approvvigionamento eh, dell energetico. Ehm, questa, questo fattore ha fatto sì che molte aziende, specie quelle energivore, chiedessero nuovo, nuovi prestiti eh, per pagare i costi eh, dell'energia. Teniamo conto che ci sono aziende anche nel nostro territorio che ogni eh, mese hanno avuto aumenti con la fase del costo dell'energia a più 300 euro hanno avuto eh, degli aumenti di svariati milioni di euro al mese. Quindi eh, situazioni veramente eh, molto difficili. Ecco sì, in questo momento. Ci dovrebbe, eh, cominciamo a vedere diciamo, un abbassamento dei costi energetici, settimana scorsa eravamo al di sotto dei 50 euro e quindi in qualche modo per l'approvvigionamento del gas, eh, in qualche modo cominciamo a vedere una discesa che continua da varie settimane. Eh, certo è che l'adeguamento dei costi, tornare eh, diciamo al 2000, al pre-pandemia, è ancora, eh, ancora lontano e quindi eh, c'è anche un divario tra il nord e il sud. La Banca d'Italia, settimana scorsa, ci ha dato eh, i dati del divario nord-sud. Ed è chiaro che anche sotto l'aspetto dell'accesso al credito si fatica molto, nel sud addirittura si fatica di più. Abbiamo una. Eh, una ehm, il Livello di domande che vengono respinte dagli istituti di credito che arrivano in alcuni picchi anche al 20%, e quindi è un dato preoccupante eh, ed è una media nazionale, naturalmente. Grazie per questa eh, prima visione d'insieme che ci consente di andare dal nostro ospite in collegamento, il direttore Bracaglia, al quale eh, pongo una domanda appunto relativa a. Al suo ruolo. Ehm, I confidi in un'ottica eh, così come l'abbiamo descritta oggi. Che ruolo hanno, come si stanno rapportando con i vari territori e soprattutto quali sono le previsioni. A lei sì, grazie, eh, sì, prima di passare poi a, a illustrare quelli che sono i servizi, un po' che noi come Confidi offriamo in questo momento alle imprese mi permetta di fare una, una breve presentazione del sistema dei confidi, perché poi spesso si sente parlare di confidi, ma poi alla platea generale molti non sono effettivamente a conoscenza eh, del sistema dei confidi, del mondo dei confidi in senso lato. Eh, oggi per darvi dei numeri sul sistema dei confidi a livello nazionale, vi posso dire che mh, sono 209 i confidi eh, operativi in Italia e di questi 32, sono i cosiddetti confidi maggiori, ossia i confidi iscritti sotto la vigilanza di Banca d'Italia e i restanti 177 confidi sono confidi minori confidi di più piccole dimensioni che operano sotto la vigilanza di un organismo minore ehm, previsto da, da Banca d'Italia. Considerate che sui 32 confidi maggiori, considerate che eh, 20 di questi confidi sono radicati principalmente nel nord e soltanto 12 di questi confidi sono poi dislocati su altre province, del, su altre regioni del centro e del sud, ma considerate principalmente che confidi Ehm, eh, maggiori rispetto al totale dei confidi presenti in Italia oggi ehm, garantisce eh, i, tre, diciamo, i tre quarti del totale delle garanzie rilasciate, per questo nonostante il numero siano notevolmente minori eh, si capisce che oggi la eh, stragrande maggioranza delle garanzie rilasciate dal sistema viene rilasciata da questi confini maggiori. Eh, D'altro canto la presenza in, in territori regionali, considerate che i conflitti non sono presenti in tutte le regioni d'Italia, soprattutto i conflitti vigilati, ma ben sono presenti solo su 15 regioni, eh, concentrandosi principalmente nel, nel centro nord. I conflitti minori, eh, a differenza dei conflitti maggiori, invece sono eh, in numero 177, sono presenti in tutte le regioni d'Italia e, e operano principalmente invece nelle regioni eh, eh, più centro-sud rispetto a quello che c'è il radicamento dei conflitti vigilati. Questo mi ricollego pure a quanto detto eh, poco, mh, poco anzi dal direttore Giosa Fatta che questo divario nord-sud anche in termini di, di garanzie rilasciate da conflitti maggiori eh, si sente si sente molto. Noi come Fidi Impresa Italia siamo un confidi maggiore, vigilato Banca Italia, operiamo principalmente in Abruzzo, nel Lazio e in, in Puglia e anche noi, così come gli altri confidi... A livello un po' nazionale abbiamo risentito in quest'ultimo periodo delle, delle criticità che sono emerse prima dal lato pandemico Covid e poi dal discorso del, della crisi derivante dal conflitto bellico Russia ucraina Ma comunque abbiamo fatto sì che la presenza e l'affiancamento alle imprese fosse sempre fortemente presente e, e ci potessero le imprese far forza e far ehm, riconoscerci quel ruolo importante di assistenza per le imprese per l'accesso al credito. Bene, grazie. Con queste considerazioni torno qui in studio per eh, porre la domanda al dottor Gianpietro. Appunto, abbiamo sentito eh, che sono cambiate le dinamiche, il mondo dopo il Covid è completamente diverso. Poi è subentrato anche il discorso eh, bellico: quindi, una serie di aumenti che hanno impattato su tutte le attività questi aumenti si sono visti anche per quanto concerne i tassi di interesse. Questa è la mia domanda per il dottor Giampietro. In questo quadro qual è il rapporto delle imprese con queste dinamiche? In questo momento le imprese stanno molto soffrendo perché eh, chiaramente questi aumenti che la Banca Centrale Europea sta eh, decidendo si stanno gradualmente scaricando eh, sui tassi di interesse finali che appunto le banche applicano alle imprese. Questo arriva in una fase molto complessa perché le imprese sono già oggi sotto pressione finanziaria in quanto arrivano da una situazione come quella del Covid, poi gli aumenti Molto, molto consistenti di energia che il prima eh, il direttore citava e quindi chiaramente questa situazione a differenza di altri cicli di aumenti del costo del denaro che appunto sono ciclici della nostra economia eh, appunto arriva in una fase molto complessa con dei risvolti molto negativi per le imprese stiamo assistendo diciamo per la prima volta dopo almeno un anno e mezzo ad un cambio della domanda di credito da parte delle imprese e quelle imprese che avevano deciso di fare gli investimenti in questa fase li stanno rimandando eh, perché ovviamente hanno paura giustamente dei preventivi che ricevono dalle banche perché sono aumentati i costi eh, dei prestiti e invece stanno aumentando le domande di finanziamento da parte di imprese che hanno bisogno di liquidità per far fronte al quotidiano. Che questo eh, denuncia una situazione molto complessa perché ovviamente quando l'impresa rinuncia a un investimento vuol dire che rimanda nuova occupazione, rimanda eh, pilli in aumento, mentre deve far fronte all'indebitamento per pagare il mensile. Questo è, è preoccupante in questa fase, c'è l'augurio chiaramente che sia una fase di non lunga durata, anche se ovviamente tutto fa pensare che sia una fase comunque sia non brevissima. Per questa ragione è importante che le imprese non si sentano lasciate sole, ma che sappiano che hanno, possono avere al loro fianco dei professionisti e delle associazioni di categoria che sono in grado di dare degli strumenti importanti, perché l'impresa se va da sola in banca, chiaramente è sola davanti alla banca e come dire... Eh, non riesce a eh, comprendere e eh, a beneficiare di tutto il potenziale che invece un'associazione con gli strumenti che ha può affiancare all'impresa per cercare, a meno di eh, alleviare in questa fase, un, eh, un incremento così consistente del, del tasso di interesse. Ovviamente questo, questo rinvio degli investimenti è un problema che nel brevissimo periodo può essere... Eh, vuol dire, si può reggere ma nel lungo periodo può portare dei, delle conseguenze molto molto pesanti ed è necessario per questo che ci sia vuol dire, un intervento forte da parte eh, delle imprese che, cioè, che possa comprendere che avendo le associazioni al loro fianco possono anche cogliere degli strumenti che altrimenti non avrebbero. Um... Le imprese si fanno avanti oppure siete voi in qualche modo eh, che attraverso i vostri strumenti, la vostra azione, andate ad informare il tessuto eh, imprenditoriale per appunto far capire questi vostri servizi? Garantiamo noi eh, alla fortuna di avere alle sue spalle del suo di categoria che appunto anche la Confindustria che fa un'informazione capillare alle proprie imprese e molto spesso sono le imprese che si rivolgono a Confindustria per avere un supporto Confindustria eh, appunto dà una eh, possibilità di informazione e di consulenza attraverso appunto Grande noi per cercare di eh, ottenere le informazioni e i servizi necessari. Quindi le imprese che, che entrano in un mondo e in generale, delle associazioni di categoria sanno che non sono sole. Ovviamente, poi c'è anche un'azione di informazione attiva che ci porta a informare le imprese, spesso anche al fianco delle banche. Ma diciamo che l'impresa che oggi è in una situazione sa che ha delle informazioni privilegiate rispetto ad una che invece è fuori. Perfetto, eh, direttore di Giossa Fatte, si parlava appunto prima di Confindustria, di questo filo diretto no, con le aziende. Quindi a lei la parola per illustrare esattamente qual è. Il vostro ruolo, quali sono i vostri servizi eh, specifici e come effettivamente prendete per mano certo. oh, questo tessuto? Sì, noi, noi diciamo che abbiamo ormai da tanti anni istituito un'area Credito e Finanza che, che lavora in maniera uh, multitasking, noi abbiamo una relazione diretta con l'associato e quindi tutte le informazioni che riguardano, che favoriscono l'accesso al credito, ai mercati finanziari, ai mercati dei capitali, noi eh, li portiamo in eh, informativa eh, direi quasi quotidianamente alle aziende. È ovvio che eh, eh, a fianco a questo abbiamo creato un network eh, eh, dove c'è anche, ci tengo a dirlo, eh, sia garantiamo noi eh, che eh, eh, con noi è una società partecipante da Confindustria Chiedi Pescara e anche CEF di Impresa Italia, che è il nostro socio aggregato e che per l'Abruzzo ha proprio eh, una sede specifica operativa eh, all'interno di Confindustria Chiedi Pescara, eh, che lavorano in maniera complementare, creando proprio il network per l'accesso al credito. Quindi, ci occupiamo di garanzie, abbiamo eh, convenzioni con tutte le banche di livello nazionale, che poi hanno anche una dimensione internazionale, ormai sono quattro i gruppi eh, bancari più grandi, ma ci tengo a dire noi abbiamo un rapporto costante e diretto con le banche del territorio, eh, quindi quando si parla di Crea, di BCC, eh, Confindustria di Pescara, Novera come soci aggregati, quindi un rapporto sul territorio molto forte, eh, per esempio la eh, banca di credito cooperativo di Castiglione e Pianella come anche quella abruzzese, la banca di credito cooperativo abruzzese. Perché? Perché noi eh, compendiamo le Grandi esigenze di investimento anche di grandi aziende, eh, con le esigenze eh, più contenute delle piccole e medie imprese, che però sono assolutamente necessarie per loro per eh, garantire un'attività eh, più fluida eh, e avere anche un successo sui mercati. Ecco, noi insieme. Eh, lavoriamo su informative tecniche su, pubblicate sul nostro portale, siamo presenti su tutti i tavoli di partenariato regionali, interregionali e nazionali eh, dove eh, diamo, lavoriamo sulla programmazione dei fondi. Per esempio del Fondo Sociale Europeo. In questo momento stiamo lavorando a livello regionale sulla programmazione 21-27 dei nuovi eh, fondi europei, fondi strutturali. Eh, così facciamo per la programmazione territoriale a livelli addirittura comunale e intercomunali. Ecco, una, eh, eh, abbiamo un'area che si occupa degli studi di finanziabilità. Quindi, un'esigenza di una nostra azienda associata di vedere investimenti da fare, andiamo a verificare a livello comunitario, nazionale e regionale dove, se ci sono e dove sono quei fondi che possono garantire eh, un accesso eh, diretto anche addirittura a eh, finanziamenti in conto capitale. Ehm, volevo chiederle una cosa. Forse non è proprio relativa strettamente a questo argomento, però insomma in qualche modo eh, lo attraversa. Eh, mi può dare una sua eh, impressione relativamente alla situazione attuale che si sta vivendo in America legata a questo crack eh, della banca che ha messo anche un po' in subbuglio l'Europa? Che si ritiene comunque sia tutelata in questo senso? Sì, noi diciamo a livello europeo eh, abbiamo degli standard di garanzia bancaria molto elevati e quindi eh, può accadere, in linea teorica, nessuno di noi è in grado di eh, dire che non esiste un rischio eh, di fallimento bancario. Ma è molto improbabile che in Europa, con Basilea III e con la revisione che adesso. Eh, si vuole appunto di Basilea III eh, eh, sui fondi che devono garantire eh, le banche mentre concedono i crediti sicuramente è più improbabile in America naturalmente esiste e lo abbiamo visto anche nel 2008 insomma esiste una, eh, diciamo, un approccio alla finanza che eh, direi è molto più eh, eh, libera se volete molto più eh, liberista e quindi in qualche modo le garanzie eh, o oh, la finanza che una volta si chiamava creativa adesso non sento più nessun eh, diciamo, eh, consulente di parlare di finanza creativa perché si sono visti bene che cosa è accaduto in America già con i subprime nel 2008 cioè quella finanza che eh, stabilisce che posso diciamo, sovvertire anche eh, le regole minime della finanza quella di poter eh, valutare che tipo di eh, finanziamento posso dare in base alla capacità delle aziende o delle famiglie di restituire i prestiti eh, si va con degli algoritmi in cui si investono su eh, capitali di rischio cioè eh, capitali azionari che sono ancora più oh, di rischio ancora più eclatante e poi quando oh, si, ci si trova a tenere eh, o ad acquisire eh, nelle proprie, nei propri portafogli eh, delle eh, azioni che, siano considerate, che sono considerate eh, azioni, come si dice, eh, da carta a straccio, che non, sono più, che non hanno più un valore reale sui mercati, nemmeno quelli finanziari, si ha quello che poi è successo nel 2008 in America. Quindi eh, eh, è vero anche che gli americani sono anche molto bravi a uscire fuori da queste crisi, perché eh, riescono in qualche modo a dare risposte concrete, per esempio all'occupazione. Quindi hanno una. Eh, approccio diverso anche quando battono moneta. Eh, noi eh, in questo siamo un po' più, eh, eh, diciamo, in una politica molto più eh, oculata, se vogliamo. In alcuni casi forse un po' troppo oculata: eh, il tema eh, adesso europeo, dove eh, la BCE eh, continua a aumentare i tassi, eh, che in realtà. In questa fase potrebbero quantomeno essere eh, diciamo stabili, e eh, questo crea eh, un problema serio alle imprese che sono indebitate, che devono restituire. Ma lo crea anche al nostro Stato che deve cominciare a pagare interessi più elevati sui buoni statali, sui buoni eh, del tesoro che emettono per pagare debito. E quindi questo è, una, è un circolo eh, vizioso e tra l'altro eh, non ci garantisce, benché la BCE continua a dire che ci eh, preserva dal rischio dell'inflazione, eh, ad oggi eh, non è ancora garantito che questo aumento di tasse ci preserva dal rischio di inflazione. sarebbe un po' Troppo complicato entrare nel merito se l'inflazione è dovuta alla domanda di, di beni di consumo o diversamente. In questo caso ci sono opinioni diverse tra gli economisti sul fatto che questo aumento di tassi continuo eh, sia invece, eh, abbia garanzia a bloccare eh, l'inflazione. Quindi su questo staremo a vedere. Grazie per questa sottolineatura. Ci sembrava molto importante ancorare quello che accade dalle nostre parti con dinamiche internazionali che comunque sia eh, ci riguardano. Andrei dal direttore Bracaglia per continuare a parlare di fidimpresa visto che abbiamo eh, citato prima eh, questo ente che in qualche modo è collegato con eh, queste nostre eh, conversazioni e la dinamica che stiamo descrivendo. Sì. Grazie. Intanto mi ricollego proprio alle parole dette dal direttore di Giosa Fatta perché effettivamente poi Fidimpresa è presente sul territorio abruzzese anche attraverso questa partnership importante che abbiamo con la società che garantiamo noi in quanto società che tra virgolette funge da sportello di Fidimpresa sul territorio abruzzese ma poi principalmente tramite la... La, la nostra diciamo, mh, a, associazionismo, il nostro legame importante che abbiamo sia su Roma con un'industria, la compindustria del Lazio, ma sia in Abruzzo con la compriindustria che di Pescara essendo presenti proprio all'interno dell'associazione con la nostra eh, filiale. Eh, oggi l'attività di Impresa Italia è un'attività che, nonostante, come dicevo prima, è, eh, in parte le attività dei conflitti sono state penalizzate dal fatto che le banche, come sapete, nel periodo post-pandemico, durante la pandemia, post-pandemico e anche nel periodo del conflitto bellico, hanno eh, ritrovato trovato nel fondo di garanzia statale delle maglie molto libere che hanno fatto sì che le stesse banche potessero andare ad acquisire delle garanzie pubbliche a copertura di finanziamenti che poi si trovavano a concedere al sistema bancario. e Di conseguenza questa tipologia di attività... Eh, di garanzia diretta richiesta al fondo è andata un po' a disintermediare l'attività dei conflitti. Nonostante questo invece noi come Impresa Italia abbiamo reagito e siamo stati vicini al sistema delle imprese andando negli ultimi due anni a garantire finanziamenti per importi superiori a 100 milioni di euro, eh, ma poi ci siamo comunque ehm, proposti al sistema bancario come un interlocutore e un partner valido ai fini della valutazione del rischio di impresa, perché oggi ehm, per la banca sì è stato facile acquisire una garanzia pubblica con procedure molto semplificate, però avere un partner confidi che poi ha delle notizie anche complementari a quelle che lo stesso sistema bancario ha sull'impresa e ad essere... Eh, partner del rischio della, con la banca stessa su operazioni di finanziamento hanno fatto sì che oggi anche le banche nonostante avessero avuto l'opportunità di acquisire garanzie dirette del fondo si sono rivolti alla nostra, alla nostra società. Considerate che il direttore prima faceva due riferimenti a due banche BCC del territorio, la banca di Castiglione Pianella, la banca la BCC Abruzzese, queste sono tutte banche convenzionate con FII Impresa Italia noi ad oggi abbiamo oltre 32 banche convenzionate che vanno dalle, dalle principali banche a livello nazionale fino ad arrivare anche a delle BCC. Eh, abbiamo attivato una rete di eh, finanziamenti diretti di credito, cioè essendo noi a tutti gli effetti un intermediario finanziario eh, vigilato dalla Banca d'Italia, Abbiamo attivato eh, già da due anni l'erogazione diretta di credito, questo laddove eh, parliamo di importi che comunque eh, non proprio microcredito, però parliamo di finanziamenti fino a massimo di 100.000 euro. Però di conseguenza laddove l'impresa volesse oggi ehm, valutare la possibilità di attivare un finanziamento diretto con FitInpresa Italia può rivolgersi tranquillamente all'associazione o alla società che garantiamo noi per capire quelle che sono le procedure per accesso al credito. Eh, per questo dico noi sì, ecco, siamo. Siamo ben disponibili di poter essere sempre al fianco delle imprese abruzzesi e accompagnarle in questo, eh, in questo momento casomai, di criticità, ma da, da cui si sta uscendo in maniera eh, più che buona eh, e si stanno riprendendo quelli che possono essere i regimi eh, di sviluppo delle imprese abruzzesi. Pongo anche a lei la stessa domanda che ho posto al direttore generale relativamente alle vicende. Della Banca Americana, che giustamente il direttore ha definito, no, come il frutto di una finanza eh, che prima si definiva creativa, che però in realtà tocca in qualche eh, situazione, momenti di spregiudicatezza non auspicabile. Prego. Guardi, io eh, credo che in questo ruolo, in questa. Quando susseguono eventi di questo tipo, noi dobbiamo fare sempre riferimento che in Italia abbiamo un grandissimo organismo che tutela risparmiatori e imprese a tutti gli effetti, che è Banca d'Italia. Noi siamo come fidi Italia, siamo sotto la vigilanza di Banca d'Italia e considerate che noi nonostante siamo una struttura molto snella, molto piccola, abbiamo oggi oltre di tre persone che si dedicano eh, giornalmente alle informazioni da dover restituire a Banca d'Italia in termini di antiriciclaggio, compliance, solidità patrimoniale, per questo oggi nonostante spesso per confidi viene considerata una eh, um, o per le banche stesse può essere considerata un motivo di ehm, troppa burocrazia all'interno di studio di credito, invece quando succedono eventi come questi eh, è importante è dare risalto a quella che l'attività oggi Banca d'Italia svolge per eh, la collettività italiana sia in termini di impresa che di risparmiatori, mettendoli a garanzia della solidità del sistema credito in generale. Grazie mille per questo suo punto di vista. Torniamo qui in studio con Gian Pietro, al quale chiedo quali sono gli strumenti concreti che garantiamo noi appunto, offre a supporto delle aziende. Sì, in questo momento chiaramente Cantero noi eh, ha la possibilità, essendo una società che non fa mediazione creditizia ma fa un servizio agli associati appunto in questo caso a Confindustria di surfare in qualche modo, e cioè di cercare le soluzioni migliori per le imprese perché per noi l'impresa che arriva chiaramente e al nostro sportello, non è una, un cliente, è un associato della situazione de, di categoria e quindi deve ottenere una risposta. E noi cerchiamo queste risposte negli strumenti che abbiamo in convenzione, cercando anche convenzioni nuove, proprio per trovare la soluzione migliore. Tra queste c'è sicuramente oggi, molto più di prima, anche già provava appunto anche il direttore Pagaglia, questo credito diretto dei confidi, che è uno strumento molto importante perché consente di avere con una eh, procedura comunque sia non troppo complessa, un finanziamento diretto a un tasso che oggi è anche conveniente rispetto anche al mondo bancario. E poi abbiamo anche una serie di strumenti alternativi al sistema creditizio bancario che, va, che quindi vanno oltre il mondo bancario che sono sempre strumenti chiaramente eh, finanziari. Che noi, eh, pensiamo che siano complementari più che alternativi al mondo bancario, perché in realtà poi un'impresa un non può far meno la banca. Invece in questo caso si arricchisce un po' l'opportunità per l'impresa di avere dei finanziamenti, ad esempio con le società eh, che investono appunto nel, in un progetto di impresa, che fanno dei finanziamenti di carattere extra bancario, con eh, dei tassi che obiettivamente prima di questi incrementi dei tassi erano, eh, superiori a quelli bancari che oggi invece sono del tutto allineati a quelli bancari quindi in realtà c'è un'opportunità sostanzialmente a un, a un costo paradossalmente molto simile a quello eh, della banca che, che consente di avere un'altra possibilità rispetto alla banca che comunque deve restare un partner privilegiato per, per l'impresa abruzzese. Eh, abbiamo poi eh, un'attività di consulenza molto forte perché è evidente che un'impresa che arriva da noi deve avere la eh, possibilità di ottenere una risposta e di capire qual è la domanda che deve fare alla banca o all'intermediario finanziario. Quindi noi eh, le affianchiamo queste imprese nel cercare la soluzione, di capire qual è il problema che l'impresa ha, di vedere anche se ovviamente ci sono, ed è un canale che stiamo eh, molto attivando, che, sta, che ci danno anche molte, molte soddisfazioni, se c'è anche ad esempio un bando pubblico. Per, eh, dove, dove si può accedere perché molto spesso le imprese, questo è un problema di asimmetria informativa, non sono a corrente di, tutte, di tutti i bandi che ci sono, molto spesso in realtà proprio tramite Confindustria riusciamo invece eh, ad avere queste informazioni e le imprese riescono ad avere appunto, anche eh, la possibilità di avere accesso a questi bandi. Crediamo che in questo modo, avendo appunto, al centro l'impresa che non è per noi un cliente ma è un, un associato di conseguenza. È come se fosse un nostro azionista, sostanzialmente, l'impresa con noi può avere davvero una serie di, eh, di risposte operative che consentono in molti casi di trovare eh, risposte eh, concrete e affermative rispetto a problemi che soltanto da sole o andando semplicemente in banca sarebbero, sarebbero appunto delle, delle risposte negative. Con i Fili Italia abbiamo fatto molti finanziamenti di credo diretto, devo dire con uno strumento eh, snello, veloce, eh, autorevole e solido e devo dire che siamo molto soddisfatti perché appunto ad alcune imprese che avevano esigenza concreta, buone imprese, che quindi avevano un problema anche di tempistica, siamo riusciti a dare una risposta che altrimenti uno strumento ordinario eh, avrebbe in qualche modo impedito o ritardato. Invece, in questo modo, riusciamo a dare la garanzia all'impresa di avere un'altra possibilità. Poi, chiaramente si sceglierà insieme. Ma sicuramente con una gamma di servizi che una classica società di mediazione non, non offre, perché chiaramente eh, noi abbiamo questa, eh, questa eh, agilità che ci consente di individuare, anzi, di cercare e trovare la soluzione su misura per la singola impresa. Perfetto, ottima conclusione. Siamo giunti al termine. Della nostra trasmissione quindi vado a salutare in collegamento il nostro ospite Danilo Bracaglia, grazie, buonasera. Grazie, grazie a voi per l'invito. In studio ringrazio Luigi Di Giosaffatte. Buonasera, buonasera a tutti, grazie a voi. Piero Gianpietro, grazie. Grazie a voi. Per quanto concerne la parte tecnica in regia ringrazio Danilo Cinquino e per le riprese Alberto Capo ringrazio tutti voi telespettatori per l'attenzione appuntamento a lunedì prossimo.